Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Tibe. Qui si sta lontani da Sorare 5 minuti e capita di tutto. Quindi oggi non so se iniziare parlando delle Football Legend che sono state integrate nel gioco, della Sorare Academy che è un nuovo modo di guadagnare carte in maniera gratuita, o se parlare come primo argomento della Starter League Rookie che è stata nuovamente messa a disposizione di tutti i giocatori e a quanto pare lo sarà per sempre, quindi una nuova modalità per giocare Sorare in maniera gratuita. Mentre penso a quale novità mostrarvi per prima, godetevi la sigla. Considerando che sono un nostalgico del calcio, che adoro gli anni 90 e i primi 2000 e i grandi campioni che hanno calcato il campo verde, direi che iniziamo dalle Football Legend. Oggi è uscita la comunicazione da parte di Sorare che indica che ci saranno ben 50 leggende del calcio del passato che verranno inserite all'interno di Sorare. Le presentano con questo video di circa 3 minuti che eviterò di farvi vedere proprio perché dura abbastanza, ma vi consiglio di darle un'occhiata perché ci sono diverse leggende del passato, tra cui Ronaldo Nazario da Lima, il fenomeno, che parlano del loro rapporto con le figurine e quindi con la raccolta di figurine che facevano quando erano ragazzi e quando erano bambini. Andrei a spiegare brevemente in che cosa consistono le legend, quindi innanzitutto chi sono, a che cosa servono, quando usciranno e come si utilizzano. Direi che più o meno gli argomenti sono questi. Allora, parliamo di 15 palloni d'oro, 6 coppe del mondo, 15 europei Champions League e 36 campionati vinti da tutte queste leggende. Usciranno domani, immagino che sia solamente la prima tranche perché qui parla di 50 legend, ma in realtà ne escono solamente 11, quindi una formazione vera e propria. Partendo dalla porta abbiamo Iker Casillas, poi cuore azzurro Fabio Cannavaro, Beckenbauer, Zanetti, centrocampo abbiamo Gerrard, Cruyff, Platini, Maradona e davanti ci troviamo Shevchenko, Van Basten e Ronaldo il fenomeno. Una formazione niente male. Forse un campionato italiano lo potrebbe vincere questa formazione, secondo me. Saranno carte rappresentative di un momento storico di quel giocatore. Quindi, come dice qui, potremmo trovare ad esempio un Ronaldo Nazario con una carta del PSV o del Barcellona. E quindi di conseguenza ci saranno, immagino, diverse carte per ogni calciatore in diversi momenti storici importanti della loro carriera. Per quanto riguarda l'utilità, Sorare dice che ovviamente queste carte hanno un potenziale immenso perché potranno unire il mondo del calcio al mondo degli NFT e legare ancora di più gli appassionati a questa nuova tecnologia. Però in realtà, in soldoni, noi vogliamo sapere come possiamo usare queste carte nel gioco e quindi andiamo più in basso, troviamo come il punteggio delle leggende potrà essere utile, potrà essere utilizzato. Qua si dice che nelle Game Week le leggende potranno essere utilizzate, però potranno essere utilizzate solo nelle Special Weekly dedicate e la carta di un giocatore leggenda prenderà il voto più alto della carta della squadra che rappresenta e del medesimo ruolo. Ma che cazzo ho appena letto? Lo so, non ci avete capito un cazzo, ho dovuto rileggerla anch'io. Vi faccio un esempio pratico. Se io ho la carta di Ronaldo, il fenomeno che gioca nel PSV, e la schiero, il punteggio della carta di Ronaldo, di quella Game Week, sarà dato da il punteggio più alto di uno degli attaccanti del PSV che avrà giocato in quella giornata, perché Ronaldo ha la carta del PSV, perché Ronaldo è un attaccante e quindi di conseguenza si considerano solo i punteggi degli attaccanti. Ipoteticamente, se un attaccante prende 50 e un attaccante prende 90, ecco che Ronaldo avrà 90 in quella giornata come punteggio. Quindi il punteggio delle carte Legend sarà strettamente legato ai punteggi reali dei giocatori che giocano nelle squadre che rappresentano le carte Legend. Proseguendo, ci spiegano che le Legend non saranno utilizzabili nelle Global o nelle Regional, quindi ci saranno, come dicevo prima, solo eventi dedicati che avranno premi speciali in palio. Però in futuro ci potranno essere modalità di gioco che saranno interamente dedicate alle legend. Queste carte verranno immesse nel mercato domani, quindi venerdì 24 settembre. Saranno droppate ogni giorno
dal lunedì e il venerdì, non il weekend, quindi weekend escluso. Perciò da domani mi raccomando, incollati al mercato per seguire l'uscita di queste carte e per accaparrarsene una, se i vostri wallet ve lo permettono, ovviamente. Passando al prossimo argomento, direi di parlare della Starter League Rookie. In realtà qui c'è molto poco da dire, semplicemente che, nonostante abbiate già finito le vostre prime 8 partite nella Starter League, e quindi di conseguenza finora le vostre carte common siano rimaste a prendere la polvere in fondo alla vostra galleria e vi siete anche dimenticati di chi avete preso, da oggi in poi, anzi dalla prossima Game Week, la Starter League sarà infinita, non ci sarà più il limite delle 8 partite e quindi potrete continuare a utilizzare le vostre carte common cercando di guadagnare carte vincendo e facendo piazzamenti. C'è però qualche piccola novità, in realtà una novità in particolare, e cioè che il montepremi che noi possiamo andare a vedere qui della Starter League Rookie non è rappresentativo delle carte che si potranno vincere. Cosa vuol dire? Che in realtà non è detto che si possano vincere queste carte, cioè queste carte sono messe qui a cazzo, quindi non è detto che voi possiate vincere un Modric, un Luis Alberto o un Sandro Tonali, può essere che vinciate una qualunque altra carta. Però scorrendo vedo tutte le carte di Sorare, quindi immagino che magari una possa pure capitarvi di vincerla. Se siete tra i tre fortunati su 45.000 persone che riusciranno a mettere i premi sui primi tre posti, perché al momento abbiamo 45.742 iscritti. Sarà la sagra del multi-account, secondo me, questa scelta di Sorare, però contenti loro, contenti tutti. In realtà, a parte gli scherzi, Sorare si è accorto che probabilmente non tutte le persone avevano la possibilità di investire così tanti soldi da essere competitivi nel gioco e quindi di conseguenza hanno deciso di aprire una parte free to play per invogliare la gente a entrare a giocare, magari farli appassionare e convincerli a poi aprire il portafoglio e investire sulle carte, magari sulle limited che costano pure poco. Terza news, ma non per questo la meno importante, è uscita oggi la Sorare Academy. Sorare Academy che, guardandola così a un primo sguardo, sembra abbastanza interessante. Credo che sarà un'Academy continuativa, non penso che sarà one shot, quindi che ci sarà solamente questa Game Week. Andiamo a vedere un po' come funziona. In poche parole, raggiungendo il sito sorare.academy e loggandosi col proprio account Sorare, quindi un po' come si fa con Sorare Data, ad esempio, ci viene data la possibilità di scegliere tra i top 5 campionati europei, quindi Premier, Liga, Liga, Bundesliga e Serie A, tra tutte le carte del gioco. Quindi non è importante possederla sul proprio account Sorare, basta scegliere tra quelle che ci sono. Bisogna schierare una formazione di 5 carte. Io, ad esempio, mi sono scelto il Bayern Monaco, scegliere il capitano che avrà il 20% extra di punteggio. E tra tutti quelli che avranno schierato la formazione, i top 10 manager, quindi i 10 manager che faranno il punteggio più alto, vinceranno una carta limited casuale. Quindi potrebbe essere una tier 1, una tier 2, una tier 3, una star, non è dato sapersi al momento. Questo sicuramente è un altro gran bel colpo da parte di Sorare per invogliare le persone che non vogliono spendere a rimanere comunque vicine al gioco, a giocare in maniera continuativa, ad affezionarsi e a diventare magari futuri investitori. Me la devo studiare ancora bene, però in realtà mi sembra abbastanza semplice. Comunque qua c'è una bella guida, se volete guardarvela, studiarvela per bene, sicuramente questo è il momento giusto, anche perché poi parte da venerdì, quindi da domani, quindi immagino che tra stasera e domani sarà il caso di mettere giù le formazioni. Mi raccomando, state attenti, io ho voluto rischiare mettendo giù il Bayern Monaco completo, ma sappiate che la prossima settimana c'è la Champions League, quindi può essere che le grandi squadre come il Bayern Monaco facciano turnover. Io me la sono rischiata lo stesso, però a vostro rischio e pericolo. Considerate anche che il Bayern gioca contro l'ultima in classifica, quindi le opzioni sono due: o gioca con i titolari, magari vince 7-8-0 e fate un punteggio enorme, o gioca con le riserve, delle carte che avete schierato, forse ne gioca una e rimanete fottuti. Quindi a vostro rischio e pericolo, io però questo consiglio ve lo voglio dare. Per concludere il video vorrei farvi vedere come Sorare Bot mi ha fatto guadagnare nell'ultima settimana, perché il 21 di settembre mi ha notificato l'uscita di Mbemba sul mercato a 0,1 ETH. Sono riuscito a prenderlo subito, quindi magari fregandolo tra virgolette anche a qualcuno di voi, e l'ho rivenduto 48 ore dopo a 0,164, quindi ci ho guadagnato 0,064 ETH netti, che sono circa 170 euro più o meno al cambio attuale. Quindi mi raccomando, prendete in considerazione l'idea di provare Sorare Bot ed eventualmente di abbonarvi. Per
Per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando, adesso più che mai, considerando che Sorare sta andando anche verso il free to play, sfruttate il mio codice REF per iscrivervi, ovviamente. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao ragazzi!